Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Ciao! TuttoTech. Oggi cosa presentiamo dopo una miriade di tempo che aspettavamo questo video? Dopo la saga della Fire Stick, che ha avuto un buon successo, E vi ringraziamo per questo. riprendiamo una saga terribile. Però abbiamo detto, dai, abbiamo un attimino più di tempo oggi e allora proviamo a darci un'occhiata. Il Broadlink. Vabbè. Allora, vediamo un attimo, come al solito, sempre insieme a voi, senza filtri, tutto ciò che succederà. Vogliamo andare a configurare SkyQ tramite l'utilizzo del Broadlink e quindi della nostra assistente vocale. Vedere se con l'RM4 Pro andrà tutto liscio oppure Oppure ci saranno dei problemi. no. Speriamo Esatto. di no, perché sinceramente metterci lì 2 ore e mezza come di solito non sarebbe bello. Non lo Diciamo so. che però l'RM4 Mini 4 Pro l'altra volta non ci aveva fatto dannare, quindi probabilmente anche questa volta Vediamo. andrà bene. Beh, detto questo, io direi di passare alla configurazione. Esatto, si comincia ragazzi e speriamo bene. Ci vediamo dopo. Ciao! Prima di poter procedere alla configurazione di Broadlink con SkyQ, dovete fare questa procedura sul telecomando di Sky. Tenete premuto il tasto 4 e 6 contemporaneamente. Lampeggia il LED rosso in alto. Questo vuol dire che avete commutato il telecomando da Bluetooth a infrarossi. Con questa operazione perdete la funzione vocale che è posta qui di lato sul telecomando di Sky. Ma poco importa perché dopo andremo a ricommutarlo nella posizione Bluetooth. E adesso passiamo all'app. Entriamo nell'app di Broadlink, clicchiamo sul dispositivo Broadlink, clicchiamo sul tasto più in alto a destra. Dopodiché andiamo su Set Top Box e qui gli diciamo direttamente che Can't find my brand, learn the remote right away. Awanagana it was. Gli diamo una collocazione, salotto. Scegli un nome per il dispositivo, Sky, e facciamo salva. Qui è un'informativa dove ci dice che il Broadlink deve essere sempre in linea in modo tale che si possa fare l'accoppiamento del telecomando. Clicchiamo su Lo so, usa il dispositivo ora. Qui ci avverte che alcuni tasti sono grigio chiaro perché non sono ancora stati configurati. Procediamo alla configurazione. Diamo l'ok. Procediamo a configurare il tasto di accensione e spegnimento sul dispositivo. Quindi clicchiamo il tasto Accensione e spegnimento, Start Learning, Marco punta il telecomando verso il Broadlink. Nel momento in cui è partito il learning, diventa rosso il LED, cosa molto importante. Marco preme e adesso facciamo la prova. Premendo il tasto di prova che compare, se il decoder si accende, gli possiamo dire che è andata a buon fine, quindi Yes. Procediamo ora a configurare il tasto casetta, quindi premete sull'icona casetta, Start Learning e adesso facciamo la prova. Quindi clicchiamo sul tasto che è comparso e il tasto Home funziona, quindi gli date Yes e lui lo terrà in memoria. Adesso bisogna configurare tutti i tasti necessari per poter utilizzare il nostro decoder. Ora procediamo a configurare il tastierino numerico. Una volta configurato il vostro decoder di Sky, dovete entrare nella app del vostro dispositivo vocale e in alto dovreste vedere sui dispositivi che ha trovato dei nuovi dispositivi. Se questo non accade, per prima cosa fate uno scroll verso il basso così si aggiorna. Se anche qui non trova il dispositivo, andate in Altro, Skill e Giochi, cercate la skill Broadlink, ci cliccate sopra, la selezionate. E fate disattiva skill, vi chiederà la conferma, poi la riabilitate, entrate di nuovo nell'app del nostro assistente vocale e a quel punto vi dirà che la skill è stata abbinata e avete trovato dei nuovi dispositivi. Se, come nel caso quando avete fatto la configurazione del televisore di Sky, l'avete fatta in concomitanza, vi chiederà che ci sono due nuovi dispositivi, quale volete configurare per primo e non è nient'altro che inserire la stanza su ogni dispositivo, dopodiché potete utilizzare il vostro dispositivo. Quello che andremo a fare adesso è la prova con il nostro dispositivo per accensione e spegnimento, perché poi tutte le altre funzioni bisognerà creare delle scene e poi delle routine. Accendi Sky.
e ha acceso il dispositivo. Per poterlo spegnere, Sky off. E ha spento il dispositivo. Configurazione fatta. Allora, non è stata una cosa lunghissima, però diciamo che abbiamo trovato qualche intoppino ogni tanto. Della serie non riusciva a connettersi in maniera corretta. Però una volta che abbiamo trovato il lampeggio corretto, abbiamo capito dove c'era l'errore e quant'altro, resettando un po' le app, siamo riusciti a trovare finalmente quel benedetto LED rosso e a configurare i tasti del telecomando di SkyQ. Dovete poi avere tanta pazienza a configurarvi tutti i tasti uno alla volta. È una cosa molto da fin di Lino Banfi, da Vieni Avanti Cretino, da cucù, 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 tutto ecco. Così, andate avanti, uno, due, eccetera, eccetera, fino a che non riuscirete a configurarveli tutti. Diciamo che in questo primo video abbiamo appunto perfezionato e utilizzato correttamente le funzioni di SkyQ senza il telecomando, quindi vocalmente. Adesso la prossima sfida, che magari faremo in uno dei prossimi video, è cercare di utilizzare ancora meglio creando degli scenari. Vi ricordo di guardare qui sotto, vi lasciamo il link in descrizione per poter acquistare il vostro Broadlink RM Mini 4 Pro. E io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!